Siamo a Teggiano, alla parrocchia di San Marco, e stiamo aspettando l'arrivo della reliquia di San Giovanni Paolo II, che da oggi resterà per sempre in parrocchia, testimonianza proprio dell'incontro tra Carol Wojtyła e la parrocchia di San Marco a Teggiano. È un evento molto importante che avevamo aspettato, che lo speravamo, avevamo ricevuto una vaga promessa che poi la promessa si è realizzata grazie all'impegno di tante persone. Certo, venendo qui una reliquia permanente diventa una ricchezza per la nostra chiesa, già la nostra chiesa è ricca di tanti bei dipinti, ma una reliquia è qualcosa di più, perché la reliquia che fa parte del corpo di un santo non è un oggetto così semplice, quella è una reliquia di prima classe, rappresenta la stessa persona. San Giovanni Paolo II vivrà qui, rimarrà qui in una parte del suo corpo, appunto nella ciocca dei capelli, e da qui certamente continuerà a insegnare questa piccola comunità il valore della vita, l'amore per la verità, per la giustizia, l'accoglienza, la solidarietà, il valore che lui ha testimoniato nel suo pontificato. L'importanza di questo evento è davvero straordinaria, è un evento che noi non ci aspettavamo, che quando ad ottobre abbiamo iniziato questo percorso onestamente non immaginavamo che potesse succedere quello che stasera sta accadendo, cioè che una reliquia permanente dell'uomo che ha cambiato la storia di questa umanità arrivasse in questa piccola comunità. Ed è un dono, come abbiamo detto in più occasioni, è un dono per l'intera diocesi, non solo per San Marco, non solo per Teggiano, per il Vallo, è forse il riconoscimento che i nostri sacerdoti, il nostro Vescovo De Luca stanno operando realmente bene nello spirito di quello che Papa Francesco richiede, e io di questo ringrazio in modo particolare Sua Eccellenza il nostro parroco per averci fatto coronare un sogno, come dire, dice Walt Disney che i sogni a volte diventano realtà, stasera forse il sogno ha superato anche la realtà.